Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la messa propria in onore di Santa Rita e queste splendide letture che abbiamo ascoltato sono in realtà una sintesi di quella che è stata la vita di questa straordinaria donna. Spero che la conosciate, che è venuta a Cascia, ne abbiamo rifatto una sintesi. Ecco, io vorrei ripercorrerla attraverso alcune frasi però che abbiamo ascoltato molto bene del Vangelo, ma soprattutto della prima lettura, che è proprio il ritratto originale di quello che ha fatto questa donna. Cosa ci ha detto Gesù nel Vangelo? Numero uno, la vite e i tralci. Il segreto di Santa Rita è stata una vita di totale unione con Gesù. E sapete che proprio la pianta della vite ha una stretta attinenza con Santa Rita. Perché se andate nell'atrio del monastero, penso che tutti l'abbiate visitato, c'è tuttora adesso una pianta di vite che produce ancora frutti. Guardate che Santa Rita è nata nel 1381 ed è morta nel 1457, capite? La quale sono passati quasi 600 anni, insomma, dalla morte. Ecco, quindi ancora produce frutti e il vino tratto da quella vite lo portano al Papa. Ma sapete quella vita da dove è nata? Perché quando Santa Rita, nell'ultimo tratto della sua vita terrena, è entrata miracolosamente, tra l'altro, in monastero, perché ce l'hanno portata miracolosamente, lo sapete, mentre stava pregando sullo scoglio, Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino e San Giovanni Battista, perché le suore non volevano farla entrare, perché era grandicella e perché c'erano state un sacco di tensioni con la morte drammatica del marito, alla suora gli ha detto: innaffia sto ramoscello vecchio. Un anno è annaffiato un ramoscello secco su un vaso, capite l'obbedienza? E quello un bel giorno è fiorito e è diventata quella vite che si vede nel monastero. Gesù ci ha detto: nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per gli amici, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. Penso che tutti conosciate la storia di Santa Rita nella vita matrimoniale. A mio avviso, senza nulla togliere ai 40 anni che è stata in monastero, la seconda parte della sua esistenza, Santa Rita è ancora più edificante per la vita che ha fatto da laica. Santa Rita, Paolo Mancini, il marito di Santa Rita, è sicuro, era un uomo rude, violento, appartenente alla schiera dei ghibellini. Oggi sarebbero stati senza Dio quelli che combattevano i guelfi che stavano contro il Papa, lui stava dalla parte dell'imperatore. E Santa Rita all'ospedale, con le ossa rotte, c'è stata più di qualche volta, ma è rimasta al posto suo. Amatevi come io vi ho amati. Come ci ha amato Gesù? Cosa si è fatto fare Gesù per amore nostro? Si è fatto mettere in croce. Questo è il suo comandamento, capite? Voi pensate a quanti matrimoni saltano oggi? È una cosa grave se tuo marito te mena, eh? Molto brutta, capite? Ma per molto meno oggi saltano tanti matrimoni. E Santa Rita si è preso questo con la sua fedeltà e con il suo sacrificio eroico. Sapete bene che Paolo Mancini, prima di morire ammazzato, perché Paolo Mancini è morto ammazzato da parte dei suoi nemici, perché poi a un certo punto si è convertito. Santa Rita è riuscito a farlo riavvicinare al Signore, ma con tutti i guai che aveva fatto, qualcuno gliel'ha fatta pagare e se l'ha ritrovato morto. Capite? Ha perdonato gli assassini di suo marito, ha cercato di lavorare per mettere pace tra le famiglie sua e del marito e fece quella cosa incredibile che voglio vedere quale mamma è capace a farla. E chi, pensandoci attentamente, non la giudica un po' Santa Rita? Piuttosto che i miei figli, che erano piccoli figli, due gemelli che ha avuto il marito, si macchino della vendetta. Adesso vedremo cosa ci ha detto San Paolo, perché a quei tempi il sangue si paga col sangue, quindi adesso bisogna vendicare la morte di papà. Piuttosto che facciano una cosa del genere, preferisco che ti riprendi. E il Signore se li ha presi a tutti e due, capite? Cioè, io veramente quando penso a questa santa, che è una santa che era proprio una persona semplicissima, dolcissima, umilissima, piena di bontà e d'amore, quindi non era una santa dalle opere strepitose, però ha fatto delle cose veramente straordinarie. Allora, oltre a questa frase che ci ha detto Gesù nel Vangelo, non andiamo a ripercorrere alcuni tratti della prima lettura, ci sarebbe da stare molto a lungo a meditare, però, allora, ci ha detto San Paolo: la carità non abbia finzioni, la carità è l'amore con la A maiuscola, fuggite il male con orrore, attaccatevi al bene, amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, poi gareggiate nello stimarvi a vicenda, poi
benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Coloro che ti perseguitano, a volte vanno a soffrire. Lei ce l'aveva dentro casa chi lo faceva soffrire. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Voi sapete che la famiglia di Santa Rita facevano come ministero pubblico l'attività di paceri, e Santa Rita era, si distingueva in maniera particolare, mettere pace tra chi stava in guerra, capite? Tra i conflitti interpersonali o interfamiliari. Non aspirate a cose troppo alte, sempre San Paolo, piegatevi a quelle umili e non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Questa Santa Rita l'ha fatto fuori e dentro il monastero, no? Innaffiare ramo secco, quale umiliazione più grande di questa, no? Poi non rendete a nessuno male per male, questo per noi cristiani è la legge. Noi non viviamo occhio per occhio, se uno parla male di te, tu non parli male di uno. Se uno ti offende, tu non ricambi con l'offesa. Se uno ti insulta, non ricambi con l'insulta. Questo non è il Vangelo. Questo è il modo con cui vivono gli uomini. Non rendete a nessuno male per male. Quando il marito la gonfiava a Santa Rita, Santa Rita si teneva le botte e pregava per lui. Immaginate le femministe oggi che vanno a dire: "Ah, che è sta roba!" Cioè, sotto certi punti di vista, nessuno sta dicendo che è una cosa giusta, capite bene quello che sto dicendo, che è bella una cosa del genere, ma come reagisce un cristiano con la C maiuscola davanti a queste cose? Cosa fa? Se vuole seguire gli esempi di Gesù, cosa ha fatto Gesù quando lo massacravano, quando gli sputavano addosso, quando lo coronavano di spino, quando lo flagellavano? Noi abbiamo il Vangelo come esempio, capite? Non ci abbiamo altro. Questa donna l'ha preso molto sul serio, perché dice: "Vabbè, mio marito mi ha gonfiato e me ne sono andata." Tutti quanti noi lo comprendiamo benissimo, magari diciamo pure fatto bene, insomma, che chi te lo fa fare? Ma di fronte all'esempio di Gesù siamo sicuri che questa sia la scelta giusta? I santi ci dicono altro, ci dicono, capite? E cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini, fare il bene. Quante volte Papa Francesco ci dice: per essere buoni cristiani, io ripeto sempre le stesse cose, non basta non fare il male o pensare di non fare nulla di male, perché poi tutto da dimostrare che non lo facciamo veramente. Siamo solleciti nel fare il bene, nel seminare le nostre giornate di opere buone, che più lo facciamo e meglio è. Questo è il Vangelo, no? Non basta non fare il male. Poi, se possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Noi non possiamo fare la comunione se non stiamo in pace con tutti. Il motivo per cui, anche questo ve l'ho detto tante volte, prima di fare la comunione il sacerdote dice: "Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace", e poi scambiatevi un segno di pace, è perché quel gesto, che è un gesto simbolico, ho detto tante volte che non serve fare giù tanto alla Chiesa, è un gesto che si fa col vicino, ma come tutte le cose che si fanno nella liturgia, è significativo. Cosa ti dici? Io scambio la pace con lui, e se a posto suo ci fosse mia suocera, ci fosse una persona che mi ha fatto del male, ci fosse una persona con cui non ci parlo da 10 anni, gliela darei la mano, capite? E se non gli darei la mano, non mi posso andare a prendere Gesù Cristo, capite? Perché non sto in pace con tutti. Poi se una persona dice, San Paolo dice, se è possibile, per quanto dipende da voi, perché se io tendo una mano e quello toglie la sua e non mi vuole vedere manco scritta al muro, io non ce l'ho nessuna colpa, però nel mio cuore, come dice Papa Francesco, noi non abbiamo nemici. C'è qualcun altro che può reputare noi suo nemico, ma io no. Noi siamo tutti, noi abbiamo soltanto amici. Non stiamo in guerra con nessuno, non facciamo la guerra a nessuno. La guerra non è cosa per la cristiani fanno la guerra al diavolo e al peccato, ma la guerra al diavolo non si fa facendo una guerra al prossimo o piando il mitra. È un'altra guerra, è una guerra che si fa con le virtù e con la santità, non in questo modo. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi, ma lasciate fare a Dio. Noi a volte la nostra coscienza ci repelle, no? Perché l'ingiustizia comunque chiede una riparazione. Ma pensiamo che Dio dorme, Dio giustizia la fa. Sempre nell'altro mondo, qualche volta, quando lo ritiene opportuno, anche in questo. Ma non facciamo giustizia noi da soli. Ecco perché Santa Rita pregava: piuttosto che facciano giustizia da sé, ammazzino qualcuno, prenditeli, Signore.
Capite anche cosa significa mettere l'amore di Dio e l'amore per il bene di un figlio? Cioè, noi che pensiamo? Santa Rita pensava, se questi ammazzano qualcuno e fanno un peccato così grave, rischiano l'inferno. Io quei figli non li vedo più per tutta l'eternità. Se il nostro Signore se li prende prima, io li perdo nella vita terrena, ma me li godrò per tutta l'eternità. Ma noi ci crediamo o no ste cose? Me lo chiedo anche a me, eh. Ci crediamo o no? O pensiamo che la vita finisca con i 70, 80 anni, 90, a se moneta 100, che siete tutti quanti, grazie a Dio, longevi, di vita terrena? Punto interrogativo. C'è qualcos'altro oppure no? Esiste il paradiso oppure no? Capite i santi quante sollecitazioni ci lasciano, no? Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dice San Paolo, dagli da mangiare, fagli un favore, fagli una carezza, digli una parola gentile. Vedrai poi, dice, provate a farle queste cose, qualcuno ce l'ha morto con voi, prova a fargli una gentilezza, vedrete la faccia che fa, provate. Quando dice, ma questo è matto, provate, capite? Ebbene, è una gioia che si prova quando si fanno queste cose, è una gioia non umana, è una gioia divina. Chiudiamo con il testamento spirituale di San Paolo e quello che Santa Rita sicuramente ci dice, ecco, da questa cappellina dedicata. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con il bene il male. Questa è proprio la nostra legge, in due parole. Noi cristiani combattiamo il male con il bene, mai scendendo a livello, mai, capito? Mai. Qualcuno ti insulta? Io ti parlo bene. Ma che se ti parlo bene? Qualcuno critica quello che stai facendo di male, quello che stai facendo? Falla ancora di più. Non l'apprezzano? Non fa niente, il nostro Signore lo vede, te la dà lui la ricompensa. Cioè questo non ti lascia scoraggiare, in nessun modo, in nessuna forma. Si va avanti dritti, ma si va avanti col Vangelo in mano. Non rispondendo mai al male col male, ma sempre perseverando nel bene. Se gli altri non lo capiscono, non fa niente. Ricordando sempre che Dio vede, ci stanno le ingiustizie, Dio le vede, non è cieco, capite? E la giustizia il nostro Signore la fa, perché in Dio c'è la misericordia, ma in Dio c'è sta pure giustizia. E chi ti ha maltrattato, ti ha umiliato in questo mondo, sbagliando, esiste anche l'altra vita. Sapete come dice il proverbio, non ride bene chi ride ultimo? Questo si può anche applicare in campo cristiano, perché se qualcuno ti ha fatto delle ingiustizie, ti ha maltrattato in questo mondo, nell'altro mondo il nostro Signore te lo mette davanti. Dice, che hai fatto tu a questo? Tu l'hai trattato così, bene, mentre tu lo trattavi così, quello pregava per te, ha digiunato per la tua conversione, ha fatto un sacrificio perché tu diventassi più buono, parlava bene di te al prossimo, non ti vergogni per niente? Guardate che queste cose succederanno, questa piccola omelia, ve la ricorderete nell'altro mondo, eh. Io non ho nessun dubbio che succederanno, ed è in forza di questa fede che noi viviamo la nostra gioiosa fedeltà e coerenza col Vangelo. Bene, grazie a Santa Rita per quello che ci ha donato. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.